BMW M2 G87. In questo video voglio analizzare pregi e difetti molto dettagliatamente. Quindi tu iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, mettiti le cuffie, ma sdraiati pure sul divano e buona visione. Un nuovo linguaggio stilistico. 4,58 m. Gruppi ottici posteriori completamente rivisti. Cerchi in lega leggera M da 19 e 20 pollici. Fari adattivi a LED e gruppi ottici anteriori M Shadow Line. Differenziale attivo M per trazione e stabilità di guida ottimizzati. Tetto in carbonio, passaruota muscolosissimi, da muscle car. 460 cavalli, 550 Nm di coppia. Accelerazione da 0 a 100, 4,1 secondi. Cambio Steptronic M Sport a 8 rapporti con Drive Logic. Questa versione viene prodotta anche col cambio manuale. Assetto adattivo M. Dietro è bella. Davanti ci rifletto ancora un po'. Velocissima. Mi sto anche abituando a questo nuovo design. Ma in termini di emozioni, cosa sa trasmettere questa M2? La tecnologia ha fatto dei passi da gigante, no? Sappiamo tutti che le macchine diventano più grandi. Il comfort è allucinante qua dentro. Prima facevo un POV. La dolcezza, la morbidezza e anche la velocità. Non so descrivere la comodità, anche come assorbiva le asperità. Ed è una macchina di 1700 kg che poi diventa una piuma. Capite da soli che questa macchina non è piccola. L'ho voluta portare su questa strada molto stretta, molto lenta, proprio per vedere se effettivamente i 1700 kg si sentivano, e hanno fatto un bel lavoro, devo dire. Non si sente, anche quando metti Sport comunque, o Sport Plus, che abbiamo le sospensioni elettroniche, copia bene l'asfalto, ecco, non è che rimbalza troppo, quindi sei su un divano con 460 cavalli e 550 Nm di coppia. Il comportamento di questa G87 tra le curve risulta essere abbastanza agile, nonostante la sua massa importante. Se consideriamo che la versione con cambio automatico, ovvero questa qui, ha una massa a vuoto di 1725 kg, quindi con una persona media a bordo sfioriamo i 1800, che non sono pochi. Signori, bentornati su Officina del Pilota, sono con Niccolò, questo giovanissimo appassionato come noi è venuto su da Pisa, anzi giù da Pisa, scusa, perché siamo in Abruzzo. Mi ha detto: Matte, è un po' lunghina, però ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena. Dai, sì. Dai, sono due giorni, ragazzi, che giriamo con questa macchina, si girano tutti, scusate l'orrendo gioco di parole, ma il nostro amico l'ha wrappata di quel colore che poi è simile a quello con il quale fu presentata l'M4. Sì, esatto, si chiama lime green questo colore qui. Ora, il codice originale o il nome del codice originale non lo so, però ecco, mettendole accanto un minimo di differenza si nota, ma il colore è questo. È fighissima. Siamo seduti su questi sedili estremamente comodi che sono gli intermedi. Esatto. Sono intermedi e abbiamo tre versioni su questa macchina, sono disponibili. Il classico, che è un po' squadratino, bruttino, poverino, l'hanno fatto. Sì. Poi questo, l'intermedio, secondo me uso quotidiano, è perfetto. Quando si vuole spingere un po', a 1000 regolazioni si gonfia anche sulla parte lombare. Esatto, ti strizza. E altrimenti i più belli, ma i meno disponibili attualmente, sono quelli con la scocca in carbonio, che sono fighissimi, veramente sì. Belli. Ti dico che la posizione di guida non l'hanno cambiata più di tanto dalle vecchie. Ovvio, stai sempre più comodo, però ecco, l'impostazione è questa qua. È tutto sotto controllo, il volante è stendibile sia in altezza che in profondità. È, per me è perfetta, per come sono io, sono 1,80 m.
c'è tutto nella posizione giusta, un grande feeling sulla seduta, è importantissimo stare seduti comodi, anche quando si spinge un po' di certo. più. Sì, e questo sedile, che si gonfia anche sulla zona lombare, è veramente utile. A differenza della BMW M2 Competition del mio amico Michele Pirro, che saluto, ciao Michi, che monta un cambio 7 marce, doppia frizione, questa qui invece passa a un 8 marce, un cambio assolutamente velocissimo, un colpo di fucile. Mi manca un po' quel sapore di rev match in scalata. Penso che questa sia la macchina giusta per andare a fare dei turni in pista con un cambio del genere, se vuoi levare qualche decimo ogni giro, ecco. Se mia questa macchina la comprerei col cambio automatico, assolutamente. Sapete quanto amo il cambio manuale, però se volessimo portarla in pista, e quello, credetemi, è il suo habitat, allora consiglierei lo ZF8 a convertitore di coppia per fare tempi più bassi nei track day. A proposito di giri in pista, mi raccomando, alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria, e per chi non potesse vederlo, oggi vi do una dritta, e così ci possiamo allacciare allo sponsor di questo video, che è Surfshark VPN. Surfshark VPN è una rete privata virtuale che garantisce la privacy delle tue attività online e nasconde il tuo indirizzo IP. Potrai cambiare la tua posizione virtuale in due click, avendo così accesso a siti web e video geobloccati nel tuo paese, come il sito della TV svizzera che trasmette il Gran Premio di oggi in Austria, e tutti i principali servizi di streaming. Il design dell'app da fisso o mobile è facile da usare, molto intuitivo. Inoltre, incluso nell'abbonamento, avrai anche Surfshark One, che è un servizio per la tua sicurezza che ti aiuta a monitorare e proteggere i tuoi dati personali, oltre a una protezione in tempo reale grazie al suo antivirus. Lo vuoi vedere il MotoGP sul sito della TV svizzera? Allora abbonati a Surfshark VPN attraverso il link che ti lascio qui sotto in descrizione. Potrai, grazie al mio codice, ottenere un'offerta esclusiva e 3 mesi gratis. Coppia ne abbiamo da vendere, 550 newton metri abbinati a questo 6 cilindri in linea biturbo, che è lo stesso motore dell'M3 e dell'M4, depotenziato ovviamente per non darsi la zappa sui piedi, diciamo così, in BMW. Molto veloce, veramente tanto tanto veloce, un missile. Le ultime BMW sono così veloci che, e così filtrate tra virgolette, che fai delle velocità altissime, non te ne rendi conto, guardi sul contachilometri e stai a... Sì. A bomba. 460 cavalli, essendo lo stesso motore della M3 e dell'M4, ovviamente è stato leggermente depotenziato per non dare fastidio alla sorella maggiore, ma comunque rimane una cavalleria di tutto rispetto abbinata a questi 550 Nm di coppia, che sono disponibili dai 2000 ai 7000 giri. Vi assicuro, ragazzi, che tira di brutto, sono in quinta marcia, gas. Lei fa strada, ma ne fa anche tanta, in maniera pericolosa, ti dico, perché è talmente confortevole, sembra tutto a posto qua dentro e non ti rendi neanche conto della velocità che stai facendo, perché come tutte le auto moderne è molto molto filtrata, è una GT, una super GT, così comodissima, insonorizzatissima, godibilissima, ecco. Questo un po' ti filtra quelle grandi velocità che fai, e quindi è una macchina che diventa anche pericolosa volendo. Ora, te la ricordi la M3-92 con quel vuoto aspirato che aveva un suono indescrivibile? Perché la senti come fa? Madonna santa, è un razzo. Ma lo senti? Un missile da razzo. Molto caratteristico, era proprio il suo, quella, sì, occhi chiusi, sì, sì, cioè sì. Il motore, diciamo, questo è un M3-92 vuoto aspirato, punto. Qui andando avanti abbiamo perso un po' quella robina lì. Abbiamo guadagnato tanto di comfort, ma
poi in termini di emozione manca un pelo. Sì, sì, non è il motore, il suono non ti coinvolge così, almeno per mia esperienza. Non mi coinvolge, cioè io tiro, voglio fare queste strade un po' sportivo, ma mi manca quella cosina che mi diverto, mi sto divertendo. Invece sei trasportato, veloce, infatti, ma... Infatti non è la velocità, ma è quel coinvolgimento sonoro che ci rende un po' più allegri. In realtà sì, stiamo andando su come dei missili. Ringraziamo ancora di essere a bordo di un bel motore termico. Che poi quando sali su un elettrico, che lì proprio manca completamente tutto, quel monomarcia che non finisce più che fa strano. Invece qui abbiamo 8 marce con un cambio convertitore di coppia. Ok, che ne pensi? Ti manca un po' quel rev match in scalata? La scalata, sì, la scalata è quella che dici. Però di velocità proviamo un seconda terza. E in alto ti mancava ancora qualcosa. Sì, perché ho visto la curva e ho detto meglio che cambio. Ma quanto cammina! Quanto cammina! È una cosa, è una macchina ultra veloce. Ah, kick down, quindi butta giù una marcia di suo. E ragazzi, queste BMW nuove sono assolutamente dei missili. Mi chiedo, qual è il segmento di questa macchina? Allora, il costo, se si può dire, è intorno ai 90.000 euro. Sì, di listino una macchina intorno a, non parte da 75, poi non si sa per quale motivo arriva sempre due optional intorno a 90, e poco più poco meno la fascia di prezzo è questa, con i sedili quelli in carbonio. È un pacchetto che lo chiamano M-Track, del costo di 15.000 euro. Quindi per avere quei sedili sono 15.000. Sì, quindi capisci, vai serenamente a 100k. Sì, sì, sì. Parliamo dell'estetica. E qui adesso attenzione signori e signore, perché io quando mi ha chiamato Niccolò e mi ha detto Matte facciamo il video con sta macchina, ho detto ok, ma ho appena fatto un post su Instagram dicendo che davanti era un po' bruttina, era un po' una Lego car, l'ho vista diventare gigantesca nelle proporzioni su questi fender che non finiscono mai, e queste bocche, questi reni davanti, queste prese d'aria che diventano tutte molto più squadrate, diventa anche un po' più muscle car, un po' più pesante nel complesso, come se fosse un prototipo che ancora deve essere affinato nelle linee, come se mancasse l'ultimo tocco di quella matita che la rende un po' più filante. E quindi sono rimasto un po' colpito all'inizio. Però ti devo dire una cosa, che ieri quando sei arrivato e durante le riprese la ammiravo da dietro, dietro è fighissimo. Dietro... mi ci sono già abituato e mi piace da morire. Lateralmente, davanti, faccio ancora un po' fatica, però BMW insegna, ci ha insegnato a tutti di avere un po' di calma, un po' di pazienza. Perché poi ti ci abitui. E lo dicevo in un vecchio video, è come la tua band preferita che propone il nuovo album, e all'inizio queste canzoni non mi fanno impazzire, poi le ascolti e diventano delle hit supersoniche nella tua testa e ti ci affezioni. Chissà che succeda anche con l'estetica di questa macchina. Io voglio rimanere ancora imparziale, perché ti dico che la BMW M2, la prima, mi piace di più. Tu che dici? Che tu te la sei comprata, quindi io me la sono comprata, sì, e me la sono comprata, mi piace. Sempre un po' con... cioè, un po' così. Dov'è che non ti fa impazzire sta macchina? I tre quarti del fanale e la bocca davanti. Ah, i tre quarti del faro? Sì, esatto, okay. Lì. Quel punto lì dico, ma... Invece la vecchia, con queste prese d'aria un pochino più allungate, che ti fa la bocca incazzata, sì, macchina sportiva, questa ad ora non me lo dà. Però... con questo colore è migliorata tantissimo rispetto all'originale grigio, che era un po'... ha valorizzato le sue linee. Sì, sì, sì. Controluce, insomma, fantastica. Diciamo che anch'io un pochino si può dire che ci ho visto lungo nel potenziale, quindi l'ho presa così com'era, che tanto poi ci metto le mani io e la faccio diventare... Più bella, almeno. In effetti hai detto bene, perché i reni anteriori hanno le bacchette
orizzontali questa versione, mm-hmm. mentre nella precedente, se non erro, erano verticali. Esatto. Ne cambiano un po' i connotati, effettivamente, questa cosa qui. I catari frangenti dietro, invece, che sono stati messi verticalmente, lasciano spazio a quel bel quadratone che rende più muscoloso il paraurti posteriore. Quindi quella cosa invece mi piace. Ora, chiacchierando e guidando sta macchina, posso metterci la mano sul fuoco, signori, che è esattamente come dice BMW, è un vero piacere di guida, è fantastica, è un salone, la potrebbe guidare mia moglie che odia le alte velocità, la potrebbe guidare chiunque, poi attivando le impostazioni con questi due tasti M1 ed M2 cambia completamente atteggiamento la macchina. Ha una coppia che spinge fortissimo dai 2000 fino ai 7200 giri, dove credo ci sia il limitatore, e per chi si vuole veramente divertire abbiamo anche quella funzione che è il drift mode. Sì. Che ho capito che insomma ti ci diverti un bel po' tu. Andando qua in app vettura abbiamo l'M Drift Analyzer, qui ci prende tutti i dati del drifting che noi dobbiamo attivare precedentemente. In questo caso qui mi ha dato 4 stelle su 5 come Need for Speed. Abbiamo su M Traction un livello 3, la scala va da 0 a 10, quindi abbastanza basso come intervento. La durata del drifting è di 10 secondi con un angolo di 32 gradi e una percorrenza del drifting quindi di 88 metri. Lui elabora questi dati e ti dà delle stelle, 4 su 5. Dai, troviamo 3 aggettivi per questa macchina, troviamoli insieme. Uno te lo dico subito, è divertente. Perché? Sì, dai, è una macchina divertente da guidare. È molto comoda. Sì. A me viene da dire silenziosa, però. Silenziosa, esatto. È troppo silenziosa, ecco. Qui sicuramente potevano, diciamo... Sì, aiutarci un pochino di più. Ma lì non è colpa... Non credo che gli ingegneri della divisione M di BMW siano contenti di strozzare molto il suono di un motore che sicuramente potrebbe suonare meglio. Però le regole anti-inquinamento, lo sviluppo, no? Che purtroppo ci vieta di essere... dei veri cafoni per strada, che da un lato è anche giusto, poi porta a dei restringimenti di questo tipo qui. Quello non si può fare e la macchina ovviamente diventa più silenziosa, più filtrata e costa sempre di più, però caro mio. Abbiamo la strumentazione che è completamente digitale per la pista, abbiamo M Lap Timer che lui carica e ci dà poi il cronometro. Bene, questo è proprio quando è finito il giro che ti rileva poi velocità massima, distanza e il giro, il tempo sul giro. Quindi premendo sport bisogna accendere la macchina e ti cambia poi tutto il quadro strumenti. Tutto digitale. Via, non c'è più un aghetto analogico. È finita quell'era lì, caro mio. Anche se questa la fanno pure col cambio manuale. Sì, col cambio manuale, un optional di 550 euro sì, circa. Non è tanto effettivamente, strano che costi di più, un 6 marce, però ecco, se vai in pista vuoi fare un tempino, non puoi mettere il cambio manuale. A meno che non sei proprio un appassionato vecchia scuola che sì, dai, freni, secondo me... punta d'attacco, marcia dentro, boom, così. Potremmo azzardare a premere la M2. Sì, io potrei mangiare tranquillamente popcorn, l'acqua è dietro e siamo di quinta piena, quindi... Capisci? Abbiamo fatto delle velocità che non posso dire, in un attimo, dai 6 ai 7 fa paura, sì. Si incattivisce. Sì, sì. Ma su un'altra macchina ti uscivano fuori gli occhi dalle orbite, e qua... Ero già aggrappato! Invece, no. Cacchio. Si comporta bene. Volevo trovare qualche pecca, qualche critica, invece niente, BMW mi frega sempre, maledetti. Ora in M2 che cosa è cambiato?
Allora, in M2 lo devi premere due volte. Prima una volta lui ti dice: guarda, stai attento perché forse hai inserito per sbaglio M2. Come lo confermi? E te lo devi riconfermare. Ah, ok. Per due volte. E che fa? Disattiva tutto? No, in questo caso qui il mio preset, quindi a mio piacimento, ognuno se lo imposta poi come gli pare, e ho messo tutto sportivo, quindi l'assetto motore, la risposta del freno, il suono motore e il controllo di trazione in MDM, che ti dà un pochino più di libertà, ma viaggiando per strada comunque è sempre meglio evitare comportamenti un po' troppo bizzarrini della macchina. Il cambio, senti com'è più cattivo. Absolutely. Anche scalata? Anche scalata. Sentiamo. Caspita, che bella. Senti come gira. Sì, sì, vabbè, giustamente. Che spettacolo, che spettacolo, che spettacolo. Short shifting come se piovesse, con 550 Nm di coppia, ragazzi, lei anche di quarta giù. Madre, madre. 152. E i freni? Quando freni, lei frena. Sì, lei frena. È la tua prima BMW, ma sei già innamorato, eh? Sì, vecchia sì. Coda nera. Cioè, scalando aiuta a non far partire il posteriore come succedeva molto spesso con le vecchie M3. Ti ricordi? Evita un po' il bloccaggio del ponte. E questo è un intervento elettronico, eh? Ma è bellissima. È bellissima. È bella, è bella. Ieri sera dice: ma dove la mettiamo? In quale segmento la inseriamo questa macchina? Questa macchina la inseriamo nel segmento del... Mi fa godere. Mi fa godere, sì. E poi c'è un'altra cosa delle BMW che mi manda al manicomio. L'odore. C'hanno un odore loro. Le macchine nuove sono tutte fighe. Da annusare. Tutte buone. BMW è più buona. Ricordati questa cosa, tesoro mio. Che quando le montano con le dita unte di Krauti rimane quella spezia, quell'odorino lì. Proprio per questo. Ti posso assumere? Lo ammetto, al di là di quel difettaccio del fatto che la macchina non suona e che sia aumentata tanto di peso, poi alla fine mi sono divertito perché le BMW, ragazzi, sono sempre delle grandi macchine. Grazie per essere arrivati fino a qui, ringrazio anche il nostro sponsor Surfshark VPN. Clicca nel link in descrizione per ottenere un'offerta esclusiva e 3 mesi gratis. Cosa aspetti? Ciao!